prosegue l'azione dei deplasticati in difesa dell'ambiente a Sanremo. Venerdì prossimo alle 16:30 la presidente del sodalizio insieme ad un gruppo di e-plasticandi matuziani deciccheranno e puliranno alcune aiuole di Corso Garibaldi che ne hanno un gran bisogno. Quindi, espletati i compiti di rito, vale a dire raccogliere informazioni per i neofiti, seguirà poi la distribuzione dei materiali, guanti, sacchetti e pinze che serviranno per la raccolta dei mozziconi di sigarette, che fino ad oggi i deplasticati ne hanno raccolti circa 30.000. Le cicche, ma anche la plastica ed il vetro raccolto, sarà conferito nei sacchi forniti da Maie, che verrà poi a recuperare tutto. Quindi ogni rifiuto verrà analizzato e smistato per la raccolta differenziata. Agli ambientalisti interessa far vedere alla gente, soprattutto al termine dell'operazione, che è alquanto impressionante, quanta roba viene lasciata in giro dalle persone. Azioni queste che servono a sensibilizzare non tanto i bambini che sono abbastanza instradati, soprattutto grazie alla scuola, dove vengono sensibilizzati a fare la differenziata, ma soprattutto gli adulti che devono essere educati. Chi volesse raggiungere i volontari, dice la responsabile del gruppo Barbara Blengino, sarà il benvenuto. La manifestazione sarà anche l'occasione per ognuno dei partecipanti di poter scegliere un'aiuola da adottare.